Bentornati cari amici e benvenuti anche a voi che arrivate qui per la prima volta. Per chi ancora non mi conosce, io sono Esther Reclamo, sono Master Reiki del Reiki di Usui e lavoro nella mia attuale abitazione in Valbrona, in provincia di Como, dando le attivazioni dei tre livelli Reiki con relativi seminari, trattando a persona presente e a distanza, leggendo i tarocchi e lavoro anche come counselor spirituale. Quindi se desiderate uno dei miei servizi potete inviarmi un messaggio privato a uno dei due link che vi lascio sotto a questo video. Le tre letture di oggi tenteranno di chiarire il vero motivo che sta dietro all'allontanamento di X. X può essere il vostro partner, ma può essere anche un amico, un caro amico, qualcuno che improvvisamente magari si è allontanato da voi senza una ragione apparente. Tenteranno anche di far focalizzare a voi l'attenzione su cosa proprio il fatto che X se n'è andato, il suo allontanamento, vi sta mostrando di voi stessi che dovete abbandonare e quello che invece dovreste raggiungere per proseguire sul vostro percorso nelle condizioni migliori. Una precisazione, l'allontanamento di X può riferirsi anche alla morte fisica di qualcuno che vi è caro. Quindi se qualcuno che vi è caro si è allontanato in questo modo, questo video potrebbe esservi di aiuto anche in questo caso. Vi ricordo che queste sono letture per la collettività, quindi il consiglio è sempre lo stesso, accogliete ciò che vi risuona e lasciate andare il resto. Non ci sono limiti temporali, quindi questo vuol dire che in qualunque momento arriviate qui, la lettura che sceglierete sarà quella valida per voi. Oltre al mazzo di tarocchi che normalmente adopero, userò qui anche un mazzo di carte che ho creato io e che ho chiamato Narnia, la terra dei sogni, ispirandomi ai personaggi e ai luoghi della bellissima trilogia omonima e che adesso vi faccio vedere velocemente. Questa qui ce la do un po' di tempo questa, no? Ecco, sono carte intanto che non vendo, ma che mi sono utili per le mie letture, quindi le uso spesso. Da questo mazzo qui estrarrò una carta che vi informerà su quale energia dovreste tirare fuori in questo momento per migliorare il vostro stato emotivo e mentale relativamente a questa situazione. Bene, qui vedete tre bicchieri a cui sono collegati, come sempre, tre gruppi e tre letture. Bicchiere azzurro per il gruppo 1, bicchiere color crema per il gruppo 2, bicchiere fucsia per il gruppo 3. Ecco, fermate pure il video e scegliete il bicchiere che vi attrae di più. Quindi, dopo che avete fatto la vostra scelta, cliccate sul minuto corrispondente alla vostra lettura che troverete nello spazio della descrizione sotto al video. Quindi fate pure con calma e noi ci risentiamo fra un attimo con la lettura per il gruppo 1. Eccomi a voi, gruppo 1. Allora, come al solito, le carte sono state già mescolate, estratte e suddivise in questo ordine qui. Allora, qui vedete questa carta qua vi comunicherà qual è il vero motivo dell'allontanamento di X, cioè la molla che lo ha spinto lontano da voi, a prescindere poi da quello che effettivamente è accaduto sul piano fisico, eh? Riguarda proprio solo lui questo. Questa carta vi indica che cosa l'allontanamento di X vi sta mostrando di voi che dovreste abbandonare. Questa cosa vi sta mostrando di voi che dovreste invece conquistare, la cosa più vicina nel tempo, eh? Qui c'è la direzione più probabile degli eventi se accetterete di fare questo lavoro. Qui la direzione più probabile degli eventi se non accetterete di fare questo lavoro qui. Questo è il consiglio delle vostre guide e qui c'è la carta
carta del mio mazzo Narnia, la Terra dei Sogni, che vi indica di quale tipo di energia avete bisogno al momento per gestire al meglio la situazione. Allora, cominciamo a scoprire le carte. The Fool, il matto. Un arcano maggiore questo. Oh. Il mondo, un altro arcano maggiore. Mamma mia, cominciamo bene. Vediamo quello che invece dovreste raggiungere. Regina di spade. Esce spesso la regina di spade, nelle mie consultazioni. Allora, re di denari, nella posizione di quello che con ogni probabilità accadrà se farete questo lavoro. Oh, ma guarda, asso di bastoni. Fermiamoci un momento qui. Allora, il matto, come potete vedere, che bella anche questa carta, anche da un punto di vista cromatico, anche bella. Allora, vedete, qui c'è un uomo fermo su una sorta di bivio, doppio bivio, ha il mare all'orizzonte e sta guardando, è fermo e sta guardando, si guarda attorno. Allora, il matto è una carta che indica solitamente dei nuovi inizi, un qualcosa di completamente nuovo, indica qualcuno che si trova in un punto in cui, spaziando con lo sguardo tutto attorno, può in realtà prendere qualunque strada. Qui è un bivio, ma in realtà più che bivio è proprio un punto in cui lui è fermo e guarda, si guarda tutto attorno, no? Non c'è niente che gli preclude la vista, vedete? Quindi in questa posizione qua direi che la molla che lo ha allontanato da voi potrebbe essere che dentro di sé X sentiva il bisogno di ricominciare qualcosa, magari anche di completamente diverso, con energie completamente rinnovate, con energie fresche. Sentiva forse il bisogno proprio di spaziare a 360 gradi, ecco. Iniziare, cioè avere perlomeno la possibilità di cominciare anche una nuova vita, un nuovo percorso, qualunque cosa, ma avendo attorno una, diciamo, un insieme di scelte molto, molto vasto. Ecco, forse si sentiva un po' in prigione, nella relazione con voi. Questa cosa qui in realtà viene in un certo senso confermata da questa bellissima carta, che è un altro arcano maggiore, che è il mondo. Il mondo indica proprio un completamento di qualcosa, è una rinascita, è un nuovo inizio, completamente nuovo. Qui è nella posizione di quello che dovreste lasciare andare. Quindi, secondo me, qui indica proprio un vostro timore. Probabilmente voi avete la tendenza ad attaccarvi, diciamo così, a qualcosa quando questo qualcosa vi soddisfa, non ne vedete facilmente la fine, cioè quando una cosa è arrivata alla fine e poi deve rinnovarsi, ecco, voi avete qualche problema, cioè non, ecco, non siete proprio in questa condizione, vi fa paura questa condizione qua, o quantomeno vi impensierisce. Finire qualcosa e cominciare qualcosa di nuovo. Quando c'è un punto interrogativo davanti, mentre lui lo stimola, X viene stimolato, quantomeno in questa condizione, in questa situazione con voi, a voi invece vi preoccupa. Ecco, questa è una cosa che dovreste lasciare andare. Qui invece abbiamo la regina di spade. Le spade collegate, come dico sempre, con l'elemento aria e quindi con la mente. Su questa spada vedete questa bella farfalla che è simbolo di trasformazione mentale.
Quindi cosa vi viene suggerito? Quello di cui avete bisogno è una trasformazione a livello mentale, proprio a livello di pensieri, di progetti, in direzione di questa regina di spade. Allora, la regina, come dico sempre, intanto è una regina, quindi è energia femminile, per cui la trasformazione deve arrivare prima di tutto da un punto di vista interiore, cioè ci deve essere prima di muovervi, cioè all'esterno per costruire qualcosa di diverso, ecco, dovete riuscire a fare questa trasformazione profonda all'interno di voi. Chi è la regina di spade? Regina di spade è una persona intelligente, molto rigorosa, studiosa, molto forte. Ha un bel equilibrio mentale, proprio un senso di giustizia, sa trovare i punti chiave, decidere la strada da percorrere. È una persona che non si scoraggia, non si fa influenzare da niente. Quindi queste caratteristiche sono cose che voi potete raggiungere queste cose qui, però al momento non le avete ancora in voi. Notate che la forza mentale, cioè la forza diciamo, di essere in equilibrio, di non farsi influenzare da nulla, eccetera, di avere anche una capacità di concentrarsi sulle cose che servono, può aiutarvi in questo senso a tenere a bada, le conseguenze emotive come la paura, la preoccupazione, eccetera, che derivano dalla necessità di fare un cambio completo, nel vostro percorso, eh? Quindi è proprio un invito in questo senso. Come evolverà il vostro futuro prossimo, quello più vicino nel tempo, se deciderete di fare questo, cioè se deciderete di abbandonare questa vostra paura e di conquistare questo aspetto qui? Il re di denari, energia maschile, quindi rivolta verso l'esterno, alla costruzione di qualcosa di solido anche, perché i denari sono collegati con l'elemento terra ed esprimono concretezza, solidità, radicamento. Chi è quindi il re di denari? Il re di denari è una persona che sa costruire, lavorando proprio con precisione, con metodo, un passo dopo l'altro, senza farsi scoraggiare, senza farsi influenzare, sa portare nella sua vita un qualcosa di concreto, sa fare anche grandi opere, proprio con la forza di colui che è paziente, come posso dire, che però è paziente ma non sta lì così ad aspettare che le cose cadano dal cielo, si applica, si impegna in modo concreto e ovviamente guardate che per impegnarvi in modo concreto su un qualunque progetto è chiaro che dovete prima concepire il progetto. E avere la capacità proprio di concentrarvi su questo senza farvi influenzare da niente. Quindi sono direi collegate queste cose, come vedete. Se invece decidete di non fare questo lavoro, cioè di ignorare questi suggerimenti, di lasciar perdere questo e invece conseguire questo, la cosa interessante è questo asso di bastoni. I bastoni sono collegati con l'elemento fuoco. L'asso, come tutti gli assi di tutti i semi, rappresenta un inizio. Quindi, qui vedete, c'è questo bastone che emerge con forza, no? Da un muro che era stato elevato. Quindi, come dire, verrà stimolata in qualche modo la grande passionalità che avete dentro. Con ogni probabilità accadrà qualcosa, o ci sarà un incontro, o ci sarà un'offerta di un qualcosa che vi verrà data, che vi smuoverà da un punto di vista proprio della passionalità. Sarà qualcosa che vi attirerà molto. Potrebbe anche per alcuni di voi questo, sicuramente positiva, in questo senso. Per alcuni di voi potrebbe forse anche indicare ma l'inizio di un qualche cosa che vi coinvolge, anche a livello emotivo, ovviamente, però soprattutto proprio a livello di fuoco, di passionalità, di quello che voi volete veramente. Se però
Questa è la mia opinione personale, quindi prendetela per quello che vale. Voi dovete comunque sempre seguire il vostro cuore, i vostri istinti. Se questo aspetto non è sufficientemente forte, quando arriva, cioè con la mente, e con la mente intendiamoci bene, quando io parlo di mente qui intendo non la mente inferiore che soccombe alle paure, intendo la capacità proprio, come posso dire, dell'elemento della parte sinistra del cervello, no? Che è quella che è preposta, diciamo, a occuparsi dei dettagli, a riflettere sulle cose, a metterle in sequenza logica, ecco, questo intendo io. Se non avete una forza, diciamo, di questo tipo, nel momento in cui arriva qualcosa che veramente vi piace tantissimo, che magari voi non sapevate nemmeno che potesse interessarvi e piacervi, potreste avvertire come conseguenza un contraccolpo piuttosto forte a livello emotivo, il che non vuol dire che sia un male, perché a volte abbiamo proprio bisogno di qualcosa che ci scuota per cominciare qualcosa di veramente nuovo. Però questo è quello che vi viene detto, cioè se accettate di fare questo lavoro potete costruire con calma, un passo dopo l'altro, anche grandi opere. Questo, se invece decidete di non farlo, c'è questa possibilità, un qualche cosa che verrà a inondarvi proprio e con forza, questa è una carta che è molto forte, non è una cosa che arriva per gradi un po' alla volta, no, proprio è una finestra che si spalanca su qualcosa che non sapevate forse nemmeno di avere. Vediamo adesso il consiglio delle vostre guide, cosa vi consigliano? Ma guarda. Il re di spade, è interessante questo. Ecco, il re di spade ha praticamente quasi le stesse caratteristiche della regina di spade, ma a livello maschile, quindi ha una forza che è, diciamo, orientata soprattutto anche a costruire qualcosa all'esterno, di solito. Perché l'energia del re di tutti i re di tutti i segni è un'energia molto forte, molto solida, ecco, ben radicata, poco mobile, cioè. Quindi il re di spade, dicevo, ha caratteristiche simili alla regina, infatti è una persona molto intelligente, è un uomo molto intelligente, acuto, autorevole, anche eloquente. Usa la ragione, la logica per trovare soluzioni anche innovative ai problemi. Anche lui ha una grande disciplina, capacità di concentrazione, è capace anche di avere idee geniali all'avanguardia, quindi è qualcuno di molto solido. È come se le vostre guide qui vi dicessero questo: lascia che accada questa trasformazione sul piano, diciamo mentale tuo interiore verso queste caratteristiche, questa regina, e poi queste cose che hai conquistato qui, radicale in maniera solida nello spazio, diciamo, attorno a te. Quindi crea qualcosa di solido a livello proprio di progetti, magari di idee all'avanguardia. Ecco, porta cioè sul piano fisico, esprimi sul piano fisico attraverso l'azione concreta quello che conquisti qui. Vediamo che cosa vi suggeriscono, ecco, le carte di Narnia, Edmund. Adesso non so se riuscite a leggere bene, ve lo leggo io. Ecco, non dai abbastanza credito a te stesso. Sei molto più grande e più forte di quello che credi. Se prenderai coscienza di questo e ti comporterai di conseguenza, chiuderai la porta a interferenze energetiche che vogliono manipolarti e che potrebbero avere un grande potere su di te se tu glielo permettessi. Ecco, appunto, appunto. Se voi invece sviluppate queste caratteristiche e le radicate attorno a voi, allora le cose potrebbero cambiare, cioè al momento voi avete bisogno di questo, cioè di rendervi conto che siete più forti di quello che pensate di essere. Focalizzatevi su questa energia qui, proprio per migliorare la situazione emotiva e mentale che questo allontanamento al momento, questo allontanamento di X vi ha procurato. Questo vi aiuta. Però
Perché X se n'è andato, a parte per quello che desiderava lui, ma per smuovervi in questo senso, per farvi prendere coscienza che questa è una paura che deve essere sistemata, che voi avete la capacità di diventare qualcuno, anche se non ci credete al momento, ma questo aspetto c'è in voi. Non parla ancora, ma può parlare. Ecco. E di radicare quello che volete, o comunque di farvi coinvolgere da quello che vi piace, anche se non volete accettare, diciamo, questo aspetto qui o non lavorare in questo senso. La decisione è vostra, eh? Non c'è una scelta che è più giusta di un'altra, in queste letture qui non mi viene suggerito questo. Sono delle possibilità, ecco. Poi sta a voi, a voi e a voi soltanto decidere se fare questo lavoro di abbandono e di conquista oppure non farlo. Bene. Ok, siamo arrivati alla fine della lettura per il gruppo 1. Vi ringrazio della vostra attenzione e partecipazione, spero che la lettura vi sia utile e vi do appuntamento alla prossima volta. Arrivederci. Ben arrivati, gruppo 2. Le carte sono state, come al solito, già mescolate, estratte e suddivise e disposte in questo ordine che vedete qui. Allora, questa carta qua vi indica il vero motivo dell'allontanamento di X da voi, cioè al di là di quello che è accaduto effettivamente sul piano fisico, qual è stata la molla che lo ha spinto ad allontanarsi. Questa carta vi mostra che cosa l'allontanamento di X vi sta mostrando di voi, che dovreste abbandonare. Questo, che cosa l'allontanamento vi sta mostrando di voi, che invece dovreste raggiungere. Questa, la direzione più probabile degli eventi, se decidete di fare questo lavoro. Questa, la direzione più probabile degli eventi, se decidete di non fare questo lavoro. Qui è il consiglio delle vostre guide in proposito e questa carta, tratta dal mio mazzo. Narnia, la terra dei sogni, vi indica l'energia di cui avete più bisogno in questo momento per sistemare le cose sul piano fisico, diciamo la vostra situazione mentale ed emotiva relativamente a questo allontanamento. Allora, vediamo un po' di cosa si tratta. 8 di denari. Vediamo cosa dovete abbandonare. 7 di spade. Cosa dovete conquistare? Ecco. 10 di denari. Direzione più probabile. Oh, che bella questa carta. Bella. Il 2 di coppe. E se invece non lo fate? L'imperatrice. È un arcano maggiore questo. Va bene, fermiamoci qua un attimo. Allora, guardate questa carta qua. Intanto, come dico sempre, il seme di denari è collegato all'elemento terra, quindi a tutto ciò che è concreto e stabile. Guardate bene questa persona, vedete com'è? Qui ci sono tutti questi scudi che sono già sulla porta. Lui ha l'ultimo scudo in mano, è stato lì a lucidarlo, però guardate l'aspetto del viso, eh? L'espressione. Ha l'espressione di uno che dice: va bene, ok, adesso ho finito. E adesso cosa faccio? Vedete? Quello che mi suggerisce questa carta messa qui è che con ogni probabilità, almeno per come la vedeva X, il vostro rapporto, come dire, non aveva sbocchi, ecco, cioè non c'era più niente di concreto da poter costruire insieme con voi. Era arrivato un punto morto, ecco, e lui probabilmente ha preferito andarsene. Non c'era più niente che potesse valere la pena di costruire insieme a voi. Questo è quello che mi comunica. L'aspetto che dovreste
lasciar perdere. Allora, questa carta qua, il 7 di spade, vedete com'è? Ci sono delle spade conficcate nel terreno, però poi ci sono anche due uomini che stanno rilassandosi, diciamo, no? C'è uno che suona l'arpa, quell'altro che suona il flauto. Questa carta parla di un impegno incostante. Oggi ci sono, domani non ci sono. Sì, mi impegno, però quando poi non, le cose diventano difficili mi ritiro. Ecco, questo aspetto qua dovreste lasciarlo perdere. La vostra, cioè, il vostro timore, ecco, di impegnarvi a fondo in qualcosa, ecco, per cui fate le cose a metà o tendete comunque a farle a metà. Magari poi quando vi impegnate sul serio, però è qualcosa su cui qualcuno, un qualunque X, non può contare, perché non ci siete tutte le volte. Qualcuno che ha bisogno di voi costantemente o che vuole avervi costantemente anche all'interno di quello che decide, dei suoi sogni, di quello che vuol fare, non può contare sempre su di voi perché voi avete questo aspetto qua in voi. Non so se tutti quanti voi che mi state ascoltando siete consapevoli di questo. Comunque, diciamo un obiettivo di queste letture è proprio questo, cioè rendervi anche conto, farvi rendere conto di ciò che ignorate ancora di voi stessi, perché possiate poi decidere se eliminarlo oppure no. Ecco, poi è chiaro che la scelta è vostra. Quello che invece dovreste raggiungere, questo 10 di denari, anche qua ancora denari, per cui cose concrete. Vedete, ci sono. C'è un vecchio, ci sono un uomo, una donna, un bambino. Questa carta parla di legami familiari, di punti di vista comuni. Ecco. Per cui quello che mi suggerisce è questo. Dovreste cominciare a muovervi nell'ambito di persone che la pensano come voi. Probabilmente voi tendete magari ad aprire la porta un po' a tutti, oppure non siete sufficientemente selettivi in quello che fate, nelle persone con cui scegliete di avere dei rapporti, diciamo. E invece questa carta vi consiglia proprio questo: raggiungete questo aspetto che voi avete in voi, ma che non state facendo parlare. Cercate chi può comprendervi. Persone che non hanno bisogno di arrampicarsi sugli specchi per cercare di capire quello che voi dite o che fate, persone con cui potete costruire davvero qualcosa che vi piace. Ecco. Cosa accadrà con ogni probabilità se lascerete perdere questo e invece accoglierete questo aspetto? Questa è una carta bellissima, ecco. C'è un lui, una lei, le coppie che parlano di sentimenti, emozioni, un otto rovesciato luminoso. Vedete che bello che è. L'otto rovesciato è anche il simbolo dell'infinito, che vuol dire appunto infinite possibilità. Quindi cosa vi accadrà con ogni probabilità? Due cose, secondo me, gli sbocchi, diciamo, che sento sono due. Uno, con ogni probabilità incontrerete la vostra anima gemella. Cioè incontrerete qualcuno con cui veramente voi potete condividere qualcosa di bello, e formare una coppia che ha basi solide e che può costruire qualcosa di veramente bello e duraturo nel tempo. Ecco. Oppure, se non, diciamo come vostro io più alto, ecco, voi non sentite il bisogno di incontrare qualcuno, una persona fisica, voglio dire, con cui formare una coppia, è probabile che voi realizzerete questa unione dentro di voi, cioè metterete in armonia il vostro aspetto maschile e quello femminile, perché tutto quello che desiderate possa realizzarsi, che forse è anche più bello, almeno per quello che è il mio punto di vista. C'è comunque una carta di armonia, ecco, parla di armonia. Se voi
lasciate perdere questo e raggiungete questo, raggiungete questa armonia. Molto bella, eh? Bella questa carta, veramente bella. Se invece decidete di non fare questo lavoro di abbandono e di conquista, è interessante che venga fuori proprio questa carta qua, l'imperatrice. L'imperatrice è, come posso dire, è come se fosse il sunto di tutte le regine di tutti i semi messi insieme e anche di più. È un potere femminile ai massimi livelli. Anche materno, se vogliamo, perché assorbe in sé anche le caratteristiche principali della regina di coppe. Quindi, per dirla in breve, è una donna che ha in sé, ad esempio, il carisma, la generosità, la sicurezza, l'indipendenza, che è tipica della regina di bastoni. Ma ha anche l'intelligenza, il senso di giustizia, l'equilibrio mentale, anche la capacità di concentrarsi che è tipica della regina di spade. Ha appunto, come dicevo, è molto amorevole, no? Intuitiva, romantica, anche creativa, sa comprendere l'animo umano, sa confortare, sa farsi carico anche diciamo dei problemi altrui e trasformarli, in sé. Quindi anche una guaritrice, da un certo punto di vista. È concreta, affidabile, sa lavorare con metodo e organizzazione, porta calma e sicurezza attorno a sé che è tipica della regina di denari ed è anche molto di più. Notate così questa farfalla che è appoggiata a questo oggetto d'acqua. La farfalla è simbolo di trasformazione e il getto d'acqua, l'acqua, è simbolo diciamo, è collegata con l'aspetto delle emozioni e dei sentimenti, quindi trasformazione delle emozioni e dei sentimenti. Trasformazione verso che direzione? Questa. La direzione di colei che dirige, appunto. Quello che è le sue caratteristiche e le mette a frutto per ottenere il massimo in qualunque campo. È una regina, cioè una estremamente forte, estremamente potente, che però in questo caso particolare, a me dà più l'idea di qualcuno che lavora da solo. Ecco, appunto, cioè se decidete di non aprirvi a quelli che la pensano come voi, e di non abbandonare completamente questo aspetto qui, perché magari vi dà questo senso di libertà, esserci quando volete e non esserci quando non volete. Ecco, sarà molto difficile che riuscirete a trovare qualcuno, con cui condividere la vostra vita, però è probabile che arriverete a essere questa imperatrice. Dipende da voi, eh? Dipende da voi. L'imperatrice che è completa in se stessa, quindi lavora da sola, non ha bisogno di appoggiarsi a nessuno, di condividersi con nessuno. Intendiamoci, voi potete anche arrivare a questo aspetto curando questi, Non è detto che per forza, per arrivare qui per forza dovete tenervi questi aspetti qua, stare lontani da questo aspetto che dovete raggiungere e continuare ad alimentare questo che dovreste lasciar perdere. Non è detto, Qui è solo una direzione probabile, quella più probabile, perché è chiaro che se voi non vi aprite a quelli con cui potete avere delle cose in comune. Se non diventate qualcuno di cui la gente si può fidare, su cui può contare sempre, sul cui appoggio e presenza può contare sempre, è chiaro che dovrete essere da soli, cioè è molto più facile che ci sia un risultato di questo genere che non di questo, è evidente. Vediamo che cosa vi consigliano le vostre guide. Cavaliere di spade, ecco qua. Vedete? Guardate quanta energia di cinetica proprio, di movimento che c'è in questa carta qua. Il cavallo che addirittura si impenna, vedete? Il cavaliere che protende la spada verso l'alto, verso il cielo proprio. Spada anche qua, a livello mentale. Allora, il cavaliere di spade è una persona che si muove molto velocemente, temerario, dinamico, imprevedibile,
sa affrontare i problemi anche in maniera, diciamo, coraggiosa e diretta, però non avendo la solidità, diciamo, del re, può anche essere non completamente stabile, superficiale, troppo logico, ecco. In realtà quello che vi viene detto qui è questo: spostati velocemente verso quelle cose che almeno a livello mentale ti piacciono veramente. Ecco. Non restare cioè fermo in una condizione di indecisione, no? O di così anche di magari la condizione emotiva attuale che l'allontanamento di X vi ha procurato, quindi magari o tristezza o rabbia anche, perché alcuni hanno anche questo aspetto qua. Ecco, non restare lì, muoviti, vai, hai tutto quello che ti serve per poter raggiungere gli obiettivi che preferisci. L'importante è che cominci a muoverti in qualche direzione, o verso questo, o verso questa, accettando questo, no? Accettando di lasciare questo e di raggiungere questo. Oppure verso qualunque altra cosa, perché lui se n'è andato, X se n'è andato, proprio perché non aveva più sbocchi il vostro rapporto, non potevate costruire niente di concreto insieme. E quindi da un certo punto di vista vi ha liberato. Siete liberi adesso di scegliere come volete. Ecco, io so che poi quando qualcuno che amiamo se ne va in un modo o in un altro, abbiamo sempre questo senso di perdita, ma non corrisponde alla verità, perché noi siamo comunque sempre esseri completi in noi stessi, sempre. Quindi tranquilli. Vediamo qui che cosa vi viene suggerito. Ecco, Susan. Allora, non so se riuscite a leggere, ve lo leggo io. Hai un cuore d'oro, impavido e generoso, ma tendi a lasciare un po' troppo spazio alla razionalità nelle tue scelte di vita, perché non ti senti molto a tuo agio con i sentimenti profondi. Non temere di vivere ed esprimere la tua emozionalità. La tua luce e la tua forza saranno sempre con te e ti guideranno sempre verso la scelta migliore. Non ignorare la grandezza del tuo spirito, dalle voci nella tua vita in ogni occasione. Bella, bella questa. Ecco. Cioè, non abbiate paura delle emozioni che provate, ecco. Questo è quello che vi può aiutare adesso, eh? Non temete questo vostro aspetto, perché avete dentro di voi, anche se le emozioni magari al momento non sono positive, perché se X se n'è andato, magari anche recentemente, è chiaro che è molto probabile che non siate nella condizione emotiva migliore, però fidatevi della luce che avete dentro, perché siete in grado di far parlare la grandezza del vostro spirito, eh? Ecco, sia che decidiate di diventare questa, sia che decidiate di aprirvi a un eventuale nuovo rapporto, eh? Non abbiate timore della profondità di quello che sentite. Sentitele queste emozioni profonde, eh? Sentitele. A voi la scelta poi, se accettare di lasciare questo e conquistare questo oppure no. Bene, spero che la lettura vi risulti utile. Vi ringrazio per l'attenzione perché, come vedete, siamo arrivati alla fine e vi do appuntamento alla prossima volta. Arrivederci. Ed eccomi anche qui con voi, gruppo 3. Allora, le carte sono state già mescolate, sono state estratte e ordinate in questo modo. Dunque, qui questa carta qua vi mostra quello che, la molla, diciamo, che ha convinto X ad andarsene. A prescindere cioè da quello che è accaduto poi veramente, ecco, che cosa veramente lo ha spinto ad allontanarsi da voi. Questo vi mostra l'aspetto di voi che l'allontanamento di X è venuto a suggerirvi di abbandonare. Questo invece è l'aspetto di voi che l'allontanamento di X è venuto a suggerirvi di conquistare. Questa carta vi indica la direzione più probabile degli eventi se deciderete di fare questo lavoro, quindi abbandonare questo e conquistare questo. Questa
Questa invece vi mostra la direzione più probabile degli eventi se deciderete di non fare questo lavoro qui. Qui abbiamo il consiglio delle vostre guide e questa carta qui dal mio mazzo, ecco, scusate che metto un attimo a posto meglio, ecco, dicevo dal mio mazzo Narnia, la Terra dei Sogni, vi mostra l'energia di cui avete bisogno maggiormente ora per migliorare la vostra situazione emotiva e mentale relativa a questo allontanamento. Procediamo. Allora, 6 di spade. Scusate. Poi qui, l'arcano maggiore, la luna, arcano numero 18. 4 di spade. L'imperatore, in un'altra posizione, ma nella lettura precedente abbiamo avuto l'imperatrice, adesso qui abbiamo l'imperatore, energia maschile. Fante di denari, ecco, e fermiamoci qui un attimo. Allora, questa carta qui, vedete, c'è una donna che velocemente, lo si deduce dai capelli che sono al vento, sta attraversando un ponte. Questa carta, il 6 di spade, parla di qualcuno che si sposta velocemente da una situazione che è tossica per lui. Quindi probabilmente l'allontanamento di X, X si è allontanato perché nel vostro rapporto in qualche modo c'era una componente tossica per lui, qualcosa che non gli faceva bene e che non poteva più tollerare. Ecco, se n'è andato proprio anche velocemente con ogni probabilità per questa ragione qui. Quello di voi che dovreste abbandonare. Allora, quest'arcano qua mi suggerisce un paio di cose. Uno è, diciamo, collegato all'aspetto classico. La luna, infatti, è una carta che parla di segreti, di sotterfugi anche, di cose fatte ma non dette. Ecco, è proprio collegato con questo, cioè per alcuni di voi probabilmente una cosa che dovreste lasciare è la vostra tendenza a tenere per voi tutto quello che pensate, che fate, non condividerlo con gli altri. In casi, diciamo, ancora più fra virgolette oscuri, per così dire, ecco, come posso dire, l'agire di nascosto, ecco, non essere espliciti, il mentire anche, anche il mentire, dire una cosa quando invece se ne pensa un'altra, tenere nascosto cioè quello che veramente siete e che volete. Sì, questo è un aspetto per alcuni di voi. Per altri, però, questa carta qua mi indica anche un'altra cosa. Vedete quest'uomo come è qui, no? Non si accorge tutto il resto ed è lì che guarda la luna così, no? Vedete? Fermo, in piedi. A me dà l'idea di qualcuno che, come posso dire, che sta guardando alla luna nel senso più classico del termine, cioè che guarda così senza fare niente, cioè magari per paura di prendersi le proprie responsabilità o perché non vuole impegnarsi più a fondo per capire una certa situazione e risolverla, è lì così che aspetta che le cose accadano. Ecco, questo aspetto probabilmente, insieme all'altro che ho citato un attimo fa, è una delle ragioni che probabilmente ha fatto allontanare anche di corsa X, ed è qualcosa che dovreste sistemare. Questa carta qua, il 4 di spade, parla di una condizione di recupero di energie dopo che c'è stato un qualcosa che vi ha provato notevolmente. Ecco, avete bisogno, è una carta che vi dice avete bisogno di riposarvi, di prendervi del tempo per voi stessi, di rilassarvi, di recuperare le forze e le energie. Questo può essere un aspetto che vi viene suggerito, una cosa che dovreste fare.
Un altro però, secondo me, è anche questo. Vedete questo uomo che è lì così, in piedi al di là del cancello. Le spade sono di qua e le guarda, no? Così. Non c'è nessun movimento, vedete com'è statica la carta stessa, eh? Non so, a me dà anche, mi suggerisce anche l'idea di qualcuno che è sempre al di qua di quello che vuole. Ecco, e forse questa cosa qui dovreste raggiungere come posso dire, l'abbandono di questa condizione. Ecco, cioè, riposatevi se dovete, però una volta che vi siete riposati, insomma, cercate di muovervi in direzione di quello che volete fare. Le letture per la collettività sono sempre necessariamente meno focalizzate di quelle che non lo sono per la collettività, è evidente. Quindi prendete quello che vi risuona e lasciate perdere il resto. Questo aspetto comunque deve essere. Vi suggeriscono di raggiungere, ecco, se siete in una condizione, ad esempio al momento anche, o di malattia o comunque di disagio fisico, emotivo, spirituale, eccetera, dato magari anche dalla conseguenza di questo abbandono di X, ecco, prendetevi del vostro tempo per voi stessi. Se decidete di fare questo, cioè di curare questi due aspetti, di togliervi di mezzo, diciamo, questo freno e di raggiungere questa cosa qui, la direzione più probabile degli eventi è l'imperatore. Allora, così come l'imperatrice è il sunto di tutte le figure di tutti i semi delle regine e anche di più, così l'imperatore è il sunto di tutte delle figure dei re di tutti i semi e anche di più. Quindi, per intenderci, l'imperatore ha ad esempio il carisma, il fuoco, la passionalità, la generosità. La capacità di affrontare i problemi con forza e coraggio, che è tipica del re di bastoni. Ha però anche l'acume, l'intelligenza, la capacità di usare la ragione e la logica per trovare soluzioni ai problemi, una grande disciplina e concentrazione, la capacità di avere idee geniali, che è tipica del re di spade. La creatività, come dire, la capacità di entrare in contatto, ecco, con l'animo umano e di capirlo, quindi la sua forte carica umana, che è tipica anche del re di coppe, e anche la capacità di costruire lavorando con serietà e metodo e costanza su qualcosa e costruire qualcosa di importante. Mattone dopo mattone, ecco, cioè, che è la concretezza alla fine, che è la capacità, le capacità e tratti, diciamo, essenziali del re di denari. Ed è più di questo, è proprio una forza molto intensa, esprime questa carta qua. Fra l'altro, guardate un po', ha in mano il mondo, vedete? E sul mondo vedete che c'è questa Ankh. L'Ankh è il simbolo di rinascita. Proprio una rinascita completa. Quindi questa qui è il potere maschile, quindi volto all'esterno, al costruire, al creare le cose, che è il più alto di tutti. Ecco, non c'è una figura maschile più potente di questa. È un arcano maggiore, due arcani maggiori abbiamo qui, quindi già una bella energia. La direzione più probabile degli eventi: diventerete questo se voi curerete questi aspetti, se abbandonerete queste caratteristiche qui e se raggiungerete queste altre. Ecco, con ogni probabilità riuscirete cioè a gestire, a diventare un vero leader della vostra vita, a gestire la vostra vita come veramente desiderate, senza che nessuno riesca a mettersi in mezzo, perché nessuno può permettersi di ostacolare un imperatore, eh? Molto forte questa carta. Se non lo farete, questo fante di denari, come tutti i fanti, è un'energia molto,
poco radicata. Procederete, sì, non è che non procederete, vedete che lui sta camminando, ha dei libri sotto, sta salendo in qualche modo, ma procederete a piccoli passi nella concretizzazione di quello che desiderate. Non sarete certo un imperatore, questo è quello che vi viene detto. Uno può anche decidere, intendiamoci, di proseguire a piccoli passi, non è detto che per forza dobbiate scegliere questa energia qui, deciderete voi. Però diciamo la direzione degli eventi più probabile, stando le cose come stanno ora, è questa. Vediamo le vostre guide cosa vi suggeriscono. Oh, anche qui questa carta, nella lettura precedente è venuta però in un'altra posizione. Che bella che è, guardate che bella. Il due di coppe, questo è proprio è l'incontro romantico fra un uomo e una donna, la creazione di un rapporto. Ed è anche parla anche di armonia fra maschile e femminile. Quel tipo di armonia e di incontro che veramente può ogni cosa, vedete che qui è il simbolo dell'infinito, infinite possibilità, di luce. Quindi cosa vi suggeriscono le vostre guide? Due cose secondo me. Una è questa, trovate l'aspetto maschile, l'aspetto femminile in voi e fateli parlare in maniera armoniosa. Ecco. Cercate cioè di raggiungere quell'armonia che deriva dalla congiunzione degli opposti dentro di voi. Una è questa. Un'altra cosa che mi arriva invece è collegata proprio al vostro rapporto con X, cioè è come se loro vi dicessero: se questo rapporto con X ha avuto dei momenti felici e vi ha portato gioia, vi ha portato anche magari conoscenza, esperienze piacevoli, ecco, focalizzatevi su quelle. Piuttosto che invece focalizzarvi su quello che è andato storto, diciamo, tenete presente questo. Certo, focalizzatevi su quello che può aver causato questo allontanamento, nella misura in cui però volete abbandonare e conquistare le cose che poi vi servono. Però poi non continuate a restare in quella condizione, pensate invece alle cose belle che ci sono state con X e che voi magari potete, come posso dire, questa cosa qui, cioè il fatto che avete vissuto dei bei momenti con X, potrebbe anche essere una sorta di torcia che vi illumina il cammino per una nuova relazione, per un nuovo rapporto, eh? Una volta che voi curate quello che dovete curare, questo è il consiglio che vi viene dato. Vediamo adesso quale energia del mio mazzo di carte Narnia, la Terra dei Sogni, vi può aiutare in questo momento. Oh, che bello, bellissimo. Questa è una delle carte più belle. La Terra di Aslan. Non so se riuscite a leggere, è molto lungo, comunque ve lo leggo anch'io. Al di là di tutte le maschere che l'ego ha creato, esiste un luogo di una purezza e di una bellezza che non hai mai sperimentato come essere umano. Per raggiungerlo, infatti, occorre uscire dal mondo degli uomini ed entrare in quello degli angeli. Ma l'angelo vive già dentro l'essere umano che sei, e se vuoi raggiungere il tuo paradiso, puoi farlo anche durante il tempo della tua vita fisica. È sufficiente abbandonare l'ego e le sue illusioni e uscire dalla mente inferiore, centrandosi nell'amore del cuore. Potrai così raggiungere la terra di Aslan dentro di te e poi proiettarla al di fuori. Vicinissimi grandi cambiamenti, svolte determinanti per la tua completa trasformazione. Ecco, abbandonate l'ego. Abbandonate, cioè, quel complesso di credenze limitanti, di paure, eccetera, che vi hanno fatto. Che vi hanno causato oltre a causare l'allontanamento di X in sé, vi hanno messo in condizioni di non aprirvi con chi magari volete aprirvi o di stare lì ad aspettare qualcosa che accada perché avete paura no, di quello che può succedere, delle responsabilità che dovevate prendervi. Ecco, che vi ha messo in condizioni di non sapervi prendere cura di voi stessi anche a livello proprio di riposo, di come
così di abbandono fuori, al di là del cancello delle spade che non vi servono, voglio dire. Ecco, abbandonate l'ego, abbandonate l'ego. Vi posso garantire, ragazzi, veramente, vi posso garantire che le cose a cui andrete incontro sono inimmaginabili. I vantaggi sono inimmaginabili. Conquisterete una forza interiore incredibile, veramente sarete incrollabili. Qualunque cosa possa accadere attorno a voi, dentro di voi, non vi toccherà, non perché sarete insensibili, non per questo, ma perché avrete sviluppato una tale forza, da non essere più preda della mente, capite? E la paura è mentale. La paura è mentale. Lo spirito, nella sua luce, non ha paura, non la conosce la paura. Ecco, se voi abbandonate l'ego, tornate alla terra di Aslan, che poi è il luogo da cui tutti noi proveniamo, e che già siamo lì comunque. Ecco. Bene, siamo arrivati quindi anche alla fine di questa lettura per il gruppo 3. Spero, che possa esservi di aiuto. Vi ringrazio per la vostra partecipazione e vi do appuntamento alla prossima volta. Arrivederci.